Buongiorno, siamo a Roma con il professor Antonio Spataro. Professore, buongiorno, grazie di essere con noi. Il professore è direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Antonio Venerando del CONI. E parliamo, professore, oggi del programma, del progetto Exercises Medicine, quindi l'attività fisica come terapia. Il progetto parte dal gennaio 2014 e con una nuova visione anche da parte del Comitato Olimpico Italiano, per cui questa istituzione, questa struttura che è deputata alla valutazione degli atleti olimpici e nazionali, nonché al loro recupero, è stata aperta anche a tutti, alla popolazione. In particolar modo abbiamo sviluppato questo progetto proprio perché l'attività fisica, come dice il Sistema Sanitario Nazionale, è un mezzo fondamentale, importantissimo per migliorare il benessere psicofisico delle persone, ma soprattutto per migliorare la loro salute. E quindi nasce questo progetto importantissimo che ormai è datato quasi 2 anni. Vediamo anche che tipo di patologie. Allora, le patologie in cui l'attività fisica è efficace per prevenirle e per curarle sono quelle ad alto impatto sociale. In primis le malattie cardiovascolari, che come sapete è la prima causa di morte in tutto il mondo. Poi abbiamo il diabete. Pensate che fra 15 anni, nel 2030, sono previsti circa 500 milioni di malati di diabete nel mondo. L'obesità, anche l'obesità è un'altra piaga dei paesi occidentali. Noi abbiamo i bambini in Italia al 10-11% affetti da obesità. Poi l'ipertensione arteriosa è un'altra grande patologia, 8 milioni di italiani ne soffrono, e l'osteoporosi, l'ipercolesterolemia, la malattia metabolica, anche tutte le patologie osteoarticolari, pensiamo alla difficoltà che hanno i nostri anziani a muoversi e a gestire la quotidianità. La pratica regolare di un'attività fisica permette a queste persone di ritrovare una loro autonomia. Vediamo anche l'importanza di fare attività fisica in sicurezza, perché le persone che hanno patologie naturalmente possono avere una difficoltà anche psicologica di affidarsi a un'attività fisica non sapendo che tipo di reazioni avranno. Qui da voi invece il programma è assolutamente sicuro e può dare quella fiducia alle persone di poter riprendere un percorso di attività fisica. Quello è fondamentale. Infatti il nostro programma prevede una valutazione del rischio cardiovascolare globale attraverso una serie di valutazioni preventive che vanno dall'esame del laboratorio per capire lo stato generale a una valutazione dell'efficienza, della capacità fisica con una prova da sforzo e il consumo di ossigeno. E i test di forza e di flessibilità per capire come è in grado il soggetto di affrontare i piccoli problemi quotidiani di tutti i giorni, e laddove non è stato fatto facciamo anche un ecocardiogramma per verificare lo stato morfologico e funzionale del cuore. Questo è uno degli ambulatori della riabilitazione cardiovascolare dell'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport. E abbiamo appunto appena iniziato il principale test che facciamo ai nostri pazienti all'inizio del percorso, ossia il test cardiopolmonare massimale, attraverso il quale andiamo ad analizzare la salute cardiovascolare del soggetto e il suo stato di fitness cardiovascolare. Sono dei parametri fondamentali attraverso i quali impostiamo poi il programma individualizzato di allenamento.
Il paziente è un paziente che ha subito un infarto circa 4 mesi fa e inizia appunto oggi il programma di riabilitazione. Attraverso il test cardiopolmonare andiamo ad analizzare una serie di parametri. Prima di tutto ovviamente la salute cardiovascolare del soggetto e tramite il monitoraggio elettrocardiografico verifichiamo che non ci siano anomalie appunto al tracciato in relazione alla storia clinica del soggetto. Ribadiamo che il paziente ha subito un infarto circa 4 mesi fa, quindi è fondamentale per noi verificare la salute elettrocardiografica e quindi che non ci siano anomalie in atto nel momento in cui il paziente viene da noi per iniziare il programma di allenamento. Oltre quindi alla salute cardiovascolare vera e propria, andiamo ad analizzare una serie di parametri attraverso il metabolimetro. È uno strumento fondamentale attraverso il quale noi misuriamo il massimo consumo d'ossigeno, che è un elemento fondamentale sia per la salute sia per la valutazione della fitness del paziente. È fondamentale perché tramite il consumo d'ossigeno, la frequenza cardiaca massima, andiamo ad impostare il programma individualizzato. Ci rifacciamo molto alle linee guida dell'American College of Sport Medicine e impostiamo un allenamento che in relazione alla storia clinica del paziente si aggirerà intorno al 60-70% della sua frequenza cardiaca di riserva, che equivale più o meno ad un 50-60% del suo massimo consumo d'ossigeno. Stiamo effettuando un ecocardiogramma color Doppler al nostro paziente perché è di fondamentale importanza nella valutazione clinica iniziale sapere anche la condizione morfologica, quindi strutturale, del cuore, in particolar modo se ci sono problemi valvolari o, nel caso del nostro soggetto, se ci sono anomalie nella cinesi del ventricolo sinistro. Questa finestra che stiamo guardando si chiama quattro camere perché riusciamo a vedere l'atrio sinistro, il ventricolo sinistro, l'atrio destro e il ventricolo destro, con al centro le due valvole, la valvola mitralica e la valvola tricuspide, che si aprono e si chiudono per permettere il passaggio del sangue dagli atri ai ventricoli. Quello che dicevamo prima è che nel suo caso dobbiamo andare a valutare la cinesi, cioè come si contrae la muscolatura del ventricolo sinistro, che attualmente è perfetta. A seguire ai test cardiopolmonari vengono fatti i test di forza. Ovviamente la forza è fondamentale nei nostri pazienti e la andiamo a misurare attraverso una metodica indiretta, ossia sottoponiamo il paziente a una forza che è in realtà la forza sottomassimale e attraverso poi i risultati ottenuti applichiamo la formula di Britz per conoscere qual è in realtà la forza massima del soggetto. Ottenuta la forza massima teorica di quel soggetto, impostiamo un programma di allenamento sempre in base alle linee guida dell'American College che nel nostro paziente sarà più o meno intorno al 70% della sua forza massimale. Ovviamente andiamo ad analizzare i distretti muscolari più importanti sia riguardo gli arti inferiori che superiori. Riguardo gli arti inferiori andiamo a valutare la forza del quadricipite femorale con questo macchinario che è la leg extension. Chiediamo al paziente di fare un numero massimo di ripetizioni attraverso quello che crediamo sia il suo carico, diciamo, simile ad un 70-80% del massimale. Proviamo, possiamo partire. Nell'estensione buttiamo fuori la, espiriamo. Un altro muscolo importante dell'arto superiore è ovviamente il bicipite femorale. Attraverso questo esercizio andiamo a verificare la forza massima del bicipite. Chiediamo al soggetto di fare il numero massimo di ripetizioni con un carico X. Butti fuori l'aria quando flette. Lento. Un altro parametro fondamentale è la mobilità articolare. In realtà facciamo tre test riguardanti la mobilità articolare. Andiamo ad analizzare la mobilità del cingolo scapolomerale attraverso un esercizio ben preciso a cui chiediamo al paziente di unire fin dove può al massimo le mani. Guardandosi allo specchio, stando dritto con la spalla, verifichiamo la distanza tra medio e medio. Analizziamo la mobilità latero-laterale del tronco, quindi gambe divaricate, ci spostiamo lateralmente senza venire in avanti col busto, al massimo, fermo così.
La mobilità anteriore del tronco la valutiamo attraverso un test che è il sit and reach, attraverso il quale chiediamo al paziente di inclinare il tronco, il busto in avanti fino ad un massimo. Buttando fuori l'aria, andiamo, via. Butti fuori l'aria e ci blocchiamo. Fermo al massimo, giù la testa. Effettuiamo ora la plicometria. È una metodica che ci permette di misurare il grasso sottocutaneo in alcuni punti chiamati pliche. Nel caso dei nostri pazienti lo effettuiamo in 4 pliche particolari per utilizzare poi la formula di Darnin e Womersley che ci darà poi la percentuale di massa grassa. La prima plica è quella bicipitale. Si utilizza l'arto non dominante, quindi il signore è destro e lo facciamo sul lato sinistro. Ecco, abbiamo un 5 mm di grasso sottocutaneo per la plica bicipitale, che è pochissimo. Si giri. Plica tricipitale, quindi al centro del ventre muscolare. Abbiamo 6,4. La terza plica è quella sottoscapolare. Quindi si prende proprio l'angolo della scapola (12 mm) e ora per ultima di fianco con il braccio in avanti e prendiamo la sovrailiaca media che si prende sulla linea ascellare. Ed è 12,8. Ora inseriamo questi dati nella formula per avere la percentuale di massa grassa che però nel signore risulterà bassa. Questo ci permette di partire in sicurezza su dei parametri certi e su questi parametri certi noi programmiamo una riabilitazione personalizzata, per cui per ogni soggetto c'è un percorso della durata di 2-3 mesi, alla fine del quale ripetiamo le valutazioni e questo serve anche al paziente per motivarlo, perché il paziente vede che in questi 3 mesi lui ha migliorato tantissimo i parametri e che quindi l'attività fisica paga. In questi ultimi mesi avete seguito dei pazienti in particolare. Ci racconta l'esperienza, anche proprio la risposta di questi pazienti. Sì, abbiamo in corso un progetto che si chiama Progetto Fidia, in accordo con la Società Mondiale di Aritmologia, per riabilitare pazienti con defibrillatore impiantabile, pacemaker, che sono dei pazienti molto fragili, complicati, che difficilmente trovano dei luoghi dove accedere per poter fare questo tipo di riabilitazione. E ormai siamo a 21-22 pazienti di questo tipo e i risultati che abbiamo ottenuti, consideri che questo è il primo progetto che si fa al mondo su questa tipologia, e i risultati che sono stati ottenuti sono stati veramente formidabili. Persone che quando sono arrivate qui avevano difficoltà a proprio arrivare in questo posto, non riuscivano a camminare, erano molto affannati. Dopo 3 mesi entravano tranquillamente da soli, si muovevano autonomamente, le famiglie naturalmente erano felicissime perché avevano ritrovato queste persone un'autonomia che prima non avevano. Siamo nella palestra dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, dove effettuiamo le sedute di allenamento per i nostri pazienti inerenti alla riabilitazione cardiovascolare e sport terapia. Abbiamo misurato la pressione alla signora prima di iniziare la seduta di allenamento, che era perfetta, 125 su 70 mm di mercurio. Questo è il suo tracciato, perché lei ha un elettrocardiogramma adesso in telemetria,
quindi la possiamo monitorare per tutto il periodo dell'allenamento. E ora ha una frequenza cardiaca di 53 battiti. La signora è bradicardica. Ci dobbiamo ricordare che i nostri pazienti spesso prendono dei farmaci beta bloccanti che determinano una diminuzione della frequenza cardiaca. Siamo pronte per iniziare, signora. Possiamo cominciare con l'allenamento aerobico per la signora. Prego, iniziamo con un riscaldamento di 5 minuti a 3 km orari. Poi tra 5 minuti aumenteremo l'intensità, quindi andremo, per quanto riguarda la signora, a 3 km e mezzo. Ricordiamo che questi programmi sono stati studiati, personalizzati sulla signora in base ai test iniziali che hai seguito. Una delle più grandi fortune in realtà dell'Istituto di Scienze e Medicina dello Sport del CONI di Roma è la struttura che ci offre. In realtà, diciamo, la possibilità di fare allenare i nostri pazienti in una struttura così grande e così bella ci permette appunto di poter sfruttare anche gli ambienti esterni. E questo aiuta a migliorare, ad aumentare la motivazione dei nostri pazienti. In realtà sentirsi in un ambiente così sportivo, così giovanile, è, diciamo, un aspetto importante anche da un punto di vista psicologico. E riusciamo appunto ad allenarli sempre attraverso un monitoraggio continuo elettrocardiografico grazie appunto alla telemetria. Quindi i pazienti si riscaldano, corrono in questi campi e noi all'interno del nostro ambulatorio verifichiamo il tracciato elettrocardiografico, e questa è una grande appunto possibilità che possiamo sfruttare. Anche credo il benessere psicologico non sia da sottovalutare, perché al di là dei risultati ottenuti si riacquista anche una fiducia nella vita che spesso una malattia comunque toglie, e si dà anche una gittata sul futuro. Quello è perché il paziente che viene qui si sente protetto, controllato, ci sono dei medici che seguono queste persone e le incoraggiano, le tranquillizzano laddove il paziente comincia a sentire disturbi, sintomi, e questo ha una grande importanza da un punto di vista psicologico, perché ritrova una sicurezza che ormai aveva perduto. Io mi ritrovo qua perché il mio cardiologo, il professor Santini, che mi conosce ormai da tanti anni e che mi ha impiantato anche il pacemaker, ha suggerito di fare un corso di riabilitazione cardiologica. In realtà il corso sarebbe finito già da un pezzo, però io mi trovo molto bene a frequentare questa palestra e questo istituto, perché mi è servito non soltanto sicuramente per il cuore, come dice il professor Santini, ma anche per la mia vita privata, perché è migliorato l'andamento globale di tutta la mia esistenza. Cioè, da pensionato che praticamente non faceva niente, stava seduto davanti al computer per quasi 24 ore al giorno, invece adesso passo una buona parte del mio tempo in una palestra, mi muovo e su controllo anche di un medico faccio degli esercizi che mi servono a migliorare la mia esistenza. Quindi sono felice di questa cosa, ho trascinato con me anche mia moglie, che in questo momento non c'è, ma che fa lo stesso tipo di attività. Lei non ha il pacemaker, che non ha mal di cuore, però si trova bene lo stesso. Anche lei, frequentando una palestra, andando a fare degli esercizi che comunque servono al fisico, qualunque sia il tipo di malessere o non malessere che uno possiede, è una cosa molto molto utile. Mi trovo qui al centro sportivo del CONI e mi trovo qui perché ci ho avuto inconveniente di avere infarto a 40 anni, insomma. Dopo questo evento ho cominciato una riabilitazione nelle strutture classiche, insomma, dove purtroppo si trovano persone, insomma, nelle fasce d'età da 50, 60, 70, con problemi, insomma, tipo il mio, un po' più amplificati e portati avanti nell'età. Quindi ho deciso di venire qua perché è molto più stimolante innanzitutto, e innovativo, perché poi il modo e la metodologia è un po' diversa, l'approccio è
è sportivo, è diverso da quello che si può trovare dentro una struttura convenzionata o non. E qui diciamo che è tutto un ambiente sotto stretto controllo, sia a livello indoor, quindi nella palestra, che outdoor, per gli allenamenti all'aperto, insomma. Durante tutto l'allenamento si è monitorato costantemente. Alla fine del piano ci avrà una valutazione dove ci saranno i tuoi limiti, prospettive e il perimetro entro cui fare attività sportiva, insomma.